Università per stranieri di Siena ha evacuata la sede per un allarme bomba procurato da un biglietto che avvertiva della presenza di un ordigno. Banca Monte dei Paschi slitta ancora la sentenza per viola e profumo a causa del giudice malato. Omicidio Largo Sassetta, rinvenute tracce di DNA riconducibili al presunto assassino. Per lo sport il basket, il presidente della Menzana Frati, a breve annunciamo il main sponsor. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori e ben ritrovati con il TG91. Apriamo con l'Università per Stranieri di Siena. La sede in Piazzale Rosselli dell'Ateneo è stata evacuata oggi per un allarme bomba. L'intervento degli artificieri non è stato necessario e a far scattare l'allarme sarebbe stato un messaggio minaccioso appeso in un ascensore. Sentiamo il servizio. Il suono dell'allarme, qualche secondo di esitazione e poi la corsa verso l'uscita. Sembrava un pomeriggio di lezioni come gli altri all'Università per Stranieri di Siena, ma in un attimo è cambiato tutto. Studenti e professori si sono riversati nella piazzale Rosselli per un allarme bomba che ha reso necessario l'intervento degli agenti della polizia. Sarebbe stato un biglietto trovato attaccato alla parete dell'ascensore che avvertiva della presenza di una bomba ad ogni piano dell'edificio a far scattare l'allarme. Il presunto biglietto ha fatto in pochi minuti il giro di tutti i telefoni degli studenti e delle studentesse dell'Ateneo. E le voci sono apparse sul nostro gruppo delle matricole, quindi di una possibile eventuale bomba all'interno della struttura, però al momento no, non c'è stato nessun pericolo reale, qualche preoccupazione però giustamente. La vicenda ha preso di sorpresa sia gli studenti che i professori. Dentro è suonato l'allarme. Però eravamo a lezione, la professoressa ci fa: no, tranquilli, tanto lo so già cosa gli stanno, cioè, perché pensavamo fosse una simulazione, no? E poi siamo usciti, si è sparsa sta voce che avevano appeso un biglietto all'ascensore e poi infatti ci hanno fatto vedere la foto e quindi niente, adesso siamo tutti fuori. Molti hanno lasciato le cose dentro. No? Proprio il fatto di aver lasciato gli effetti personali all'interno dell'edificio per via della fuga all'esterno ha costretto molti studenti e professori ad aspettare fuori dall'Ateneo in attesa che il pericolo venisse definitivamente scongiurato. L'evacuazione è avvenuta poco prima delle 15 e nessuno è potuto rientrare nella sede prima delle 16:30. Nel frattempo, all'interno dell'università, gli agenti di polizia hanno effettuato tutte le verifiche del caso e si sarebbero concentrati sui filmati delle telecamere interne. Gli artificieri non sono intervenuti e il tutto è al vaglio degli inquirenti. Cambiamo argomento, slitta ancora la sentenza per gli ex vertici del Monte dei Paschi, Profumo e Viola, imputati per falso in bilancio e aggiotaggio. Il rinvio è stato causato dalla malattia di un giudice della Corte di Appello di Milano. Il servizio di Cristi alla Morte. Era prevista oggi la sentenza del processo a carico di Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, ex vertici del Monte dei Paschi, imputati per falso in bilancio e aggiotaggio in un filone delle indagini sulla banca senese, condannati dal Tribunale a 6 anni, ma non ci sarà. Uno dei componenti della Corte d'Appello di Milano si è ammalato e la sentenza è slittata di nuovo, rinviata al prossimo 11 dicembre. Al centro del procedimento, che vede imputato anche Paolo Salvadori, ex presidente del collegio sindacale, anche lui condannato in primo grado a 3 anni e mezzo, c'è la presunta erronea e persistente contabilizzazione nei conti della banca senese di Alexandria e Santorini, che erano stati sottoscritti con Deutsche Bank e Nomura della precedente gestione, quando presidente dell'istituto era Giuseppe Mussari, come operazioni di pronti conto termine sui titoli di Stato e quindi a saldi aperti e non come derivati e quindi a saldi chiusi. Contabilizzazione avvenuta nel 2012, 2013 e 2014 nella prima semestrale del 2015, quando Viola e Profumo erano rispettivamente amministratore delegato e presidente per coprire le perdite di Rocca Salimbeni dopo l'acquisizione di Anton Veneta. Nel frattempo la Cassazione a ottobre ha confermato, dichiarando inammissibile il ricorso della Procura Generale di Milano, le assoluzioni di tutti gli imputati della precedente gestione della banca, tra cui Giuseppe Mussari e Antonio Vigni. Un altro filone sul Monte dei Paschi è in fase di udienza preliminare e riguarda i cosiddetti crediti deteriorati. Torniamo a parlare di biotecnopolo. Dopo le recenti dichiarazioni del ministro dell'università sulle modifiche allo statuto, il PD senese chiede chiarezza e lo fa con una manifestazione in piazza organizzata per mercoledì.
Non sono bastate le recenti dichiarazioni del ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sulle modifiche in atto dello Statuto, né tantomeno le rassicurazioni che il presidente Montorsi avrebbe dato all'assessore regionale alla Sanità Bezzini per placare gli animi sul progetto del biotecnopolo a Siena. Inascoltato, secondo quanto si apprende, l'appello del sindaco Fabio e del rettore dell'Università di Siena Di Pietra per un CDA straordinario da tenersi a Palazzo Pubblico. I tentativi per fare chiarezza sull'ambizioso progetto scientifico sembrano essere stati vani, nonostante le rassicurazioni degli esponenti di governo. Ed ecco allora che, come annunciato diverse settimane fa, il Partito Democratico chiama a raccolta Dem e non solo per una manifestazione in Piazza Duomo mercoledì alle 18 per chiedere chiarezza sul futuro del biotecnopolo. Sul tema avvertiamo un silenzio che, anche a seguito di interrogazioni comunali, regionali e nazionali, alle quali la destra che governa Siena e l'Italia continua a non dare risposte concrete, sta diventando assordante, sostiene il PD, che invita a scendere in piazza non solo la comunità democratica, ma tutte le forze civili, le forze politiche democratiche, il volontariato, le istituzioni, le autorità, il mondo della sanità e della ricerca, soprattutto le cittadine e i cittadini da tutta la provincia. Il tema del biotecnopolo, evidenziano i Dem, non riguarda solo la città di Siena, riguarda il territorio, la regione toscana e l'Italia intera. Non permetteremo che questo volano di sviluppo economico, sanitario e sociale, che questo punto di difesa della salute pubblico locale, che fortemente abbiamo voluto, resti lettera morta per l'inedia e i giochetti di potere della destra. Mercoledì saremo in piazza, ma non è che l'inizio, tuona il PD senese. Intanto, il prossimo Consiglio Comunale, convocato per il 7 dicembre, vedrà proprio il biotecnopolo come tema al centro della discussione. E torniamo anche sul caso dell'omicidio in Largo Sassetta. Un genetista chiamato in aula dal pubblico ministero ha affermato di aver rinvenuto sul collo della signora Burrini tracce di DNA riconducibili al presunto assassino. I dettagli nel servizio. Sul solco nel collo lasciato dai segni dello strangolamento della signora Anna Maria Burrini, l'81enne rapinata e uccisa nella sua casa in Largo Sassetta a Siena nel settembre 2022, sono state trovate tracce di DNA riconducibili all'ucraino 39enne, considerato l'esecutore materiale del delitto. È quanto ha riferito oggi un genetista dell'ospedale di Careggi di Firenze, chiamato in aula dal PM Sara Faina, insieme ad altri tecnici incaricati dei vari accertamenti tecnico-scientifici fatti svolgere dalla Procura nel corso dell'inchiesta. Una prova questa che per gli investigatori sarebbe determinante nell'economia del procedimento. Le varie analisi, come riferito dal perito, hanno portato a stabilire che sul collo della Burrini, trovata cadavere nel suo letto dopo essere stata soffocata con un laccio, c'erano tracce di DNA riconducibili a una presenza maschile e in particolare al profilo dell'ucraino e al suo patrimonio genetico familiare. Non solo, sempre secondo quanto riportato dal genetista, altre tracce del 39 sono state rinvenute sulla camicia e sulla giacca della vittima, dove risultano pure impronte riconducibili invece alla nipote 26enne, anche lei imputata per il brutale delitto. I due potranno dare la loro versione dei fatti a gennaio, quando ci sarà spazio per l'esame degli imputati. Nel frattempo resta un alone di mistero intorno al ritrovamento tardivo, in una camera della casa, di una busta con dentro 53.000 euro, cifra che rappresentava il grosso del bottino cui miravano gli imputati. Probabilmente non trovata e quindi non trafugata dai malviventi che avevano messo a soqquadro la stanza, non era stata notata nemmeno dalla polizia scientifica durante i primi rilievi e sopralluoghi, spuntando tra un mobile e un trolley solo lo scorso 3 luglio, quando l'appartamento è stato dissequestrato e restituito alla famiglia della signora. Inaugurata questa mattina a Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi, la mostra Luce e Colore nella pittura di Francesco Guardi. Ce ne parla Veronica Costa. Il percorso museale di Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione MPS, ospiterà fino al 31 gennaio 2024 la mostra Dossier Luce e Colore nella pittura di Francesco Guardi, una selezione di opere del pittore veneto, considerato uno dei maggiori vedutisti italiani del Settecento, noto per le vedute sentimentali che anticiparono il romanticismo. Queste sono state acquistate da Anton Veneta nel 1977 e quindi poi da qualche anno fanno parte anche della collezione di Banca Monte dei Paschi e sono generalmente, e lì torneranno, esposte all'interno della sede di Padova. Sono sei opere che appartengono alla mano di un grande pittore italiano, Francesco Guardi, e proprio per questo le abbiamo scelte, per far vedere che
appunto il patrimonio non è soltanto di pittori, diciamo, dei luoghi, no? Ma anche dei pittori che poi hanno avuto una grande fortuna. Francesco Guardi è uno dei pittori vedutisti di Venezia, della grande Venezia, che fu meta del Grand Tour nel Settecento. Queste hanno una particolarità perché hanno dei motivi, dei soggetti religiosi. Generalmente i Guardi che conosciamo raffigura delle vedute, raffigura dei capricci architettonici, invece queste probabilmente venivano da una zona conventuale e appunto sono tratte dai Vangeli e dalla Bibbia, insomma dell'Antico Testamento. Le opere in mostra fanno parte della collezione di Banca MPS, con cui la Fondazione ha un accordo di collaborazione teso a valorizzarne il vasto patrimonio artistico. Un'iniziativa che nasce dalla collaborazione che abbiamo, degli accordi, diciamo, che abbiamo con Banca Montepaschi. I quadri sono di proprietà della banca e noi le presentiamo, diciamo, le offriamo alla città. Ci sembra, nella nostra intenzione perlomeno, è un gesto ben augurante, buon Natale e buon anno tutto dicembre e tutto gennaio, in una prospettiva appunto di far conoscere le opere, queste opere, e anche di far conoscere il palazzo. Cioè, Francesco Guardi è un pittore del Settecento, c'è molto Settecento anche all'interno di questo palazzo, e quindi ci è sembrato un abbinamento quanto mai utile e opportuno. Continuano a far parlare di loro i cantieri sulla strada statale Cassia. Domani, 28 novembre, sarà il giorno in cui verrà chiusa la galleria Le Chiavi che collega la Toscana al Lazio e in cui dovrebbero riaprire a senso unico alternato il tratto San Quirico-Dorcia-Bagnovignoni. Sentiamo Lorenzo Agnelli. 28 novembre, giorno segnato in rosso sul calendario degli automobilisti e soprattutto dei trasportatori della provincia di Siena che circolano sulla strada statale Cassia. Una data attesa da tempo che vede la chiusura al traffico in corrispondenza della galleria Le Chiavi vicino Radicofani che collega Siena al Lazio e la Val di Paglia con tutto il nord del territorio. Dalle ore 9 blocco totale del traffico fino almeno al 23 settembre del prossimo anno, 300 giorni di lavori incessanti e urgenti per ricavare una nuova galleria all'interno di quella attuale che versa in cattive condizioni. A questi 300 giorni se ne aggiungeranno 150 di senso unico alternato con chiusura notturna totale e infine altri 100 di senso unico alternato aperto H24. Una prima fase di interruzione totale del traffico che prevede quindi percorsi alternativi su strade provinciali e che creeranno per tanti mesi disagi importanti per chiunque passerà da quest'arteria statale che divide in due la provincia. Questa è una data ormai che da qualche mese aspettavamo tutti con ansia e con un duplice stato d'animo. Un po' di preoccupazione per quello che si andrà a affrontare per i prossimi 600 giorni praticamente. Con invece da un lato anche con un po' di tranquillità, sapendo, senza fare sdiolinata a nessuno, che dietro a questa strada negli ultimi anni è entrata ANAS, perciò i lavori sono un pochino più puntuali. Noi negli ultimi tempi abbiamo avuto un rapporto abbastanza stretto con ANAS che ci ha mandato in mano dato il cronoprogramma di quello che succederà e ci ha anche ascoltato per delle problematiche, perché come sappiamo domani chiude il foro, però sono riusciti ANAS a portare la chiusura della galleria Le Chiavi dopo la riapertura di quell'altra emergenza urgenza che è venuta fuori col ponticello lì sotto San Quirico. Non ti nego che noi sarà un grosso aggravio di costo, e sperando che il servizio che darà da qui in avanti la provincia, con la neve andiamo verso l'inverno, sia un servizio adeguato per permetterci di non rimanere intrappolati in casa, perché se no noi rischiamo veramente di rimanere intrappolati in questa zona. È stato rimandato l'inizio dei lavori e la chiusura del tratto al 28 novembre per cercare di dare fiato agli avventurosi viaggiatori della Cassia, visto che dalle ore 12 dello stesso giorno è prevista la riapertura del transito a senso unico alternato sul ponticino tra San Quirico d'Orcia e Bagnovignoni, chiuso 3 settimane fa generando disagi, ire e fastidi degli automobilisti e degli autotrasportatori insieme a quelli delle istituzioni locali. Inaugurato Sangi Facilita, il primo PDF punto digitale facile della Regione Toscana, uno spazio all'interno del quale i cittadini potranno ricevere assistenza sui servizi digitali.
Noi faremo facilitazione su una serie di servizi, un basket di servizi di partenza, partendo dall'app Io, app Municipium, Speed, carta d'identità elettronica e anche altre tipologie di servizi relativamente agli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, all'ISEE e a un'altra pletora di servizi che abbiamo nel nostro, diciamo, paniere iniziale. A San Gimignano è stato aperto il primo punto digitale facile della regione toscana. I punti digitali facili, o PDF, sono centri fisici il cui scopo è fornire ai cittadini un adeguato supporto e una mirata formazione sui servizi online della pubblica amministrazione, al fine di favorire l'inclusione digitale e l'aumento nella popolazione delle competenze informatiche. Sono ovviamente rivolti a tutti, con un occhio di riguardo per la fetta di popolazione più anziana, magari non avvezza all'uso digitale di alcune funzioni. In un futuro sempre più vicino, quasi tutte le pratiche e i servizi delle amministrazioni comunali saranno digitali e allora c'è bisogno di una competenza in materia diffusa. Sono molto grato alla Regione Toscana per aver inaugurato insieme a noi questo punto di facilitazione digitale, è un'iniziativa meritoria nell'ambito del PNRR. Noi dobbiamo far sì che la transizione digitale, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, che è un fatto rilevantissimo della contemporaneità, non lasci indietro nessuno. Abbiamo bisogno di fare formazione, conoscenza, alfabetizzazione, certamente delle fasce di popolazione più anziane, ma non solo, e questo punto di facilitazione che avremo qui nei locali dell'ufficio relazioni con il pubblico serve e servirà proprio a questo. Quindi un ulteriore servizio a vantaggio della cittadinanza affinché nessuno rimanga indietro e che tutti abbiano gli strumenti per essere al passo con i tempi. All'apertura del primo PDF della Regione Toscana era presente l'assessore all'innovazione e alle infrastrutture regionali Stefano Cioffo. Quello di San Gimignano è il primo dei 169 punti facili digitali che verranno aperti in Toscana entro la fine del 2025. La Regione Toscana ha individuato 169 luoghi da coprire con i PDF entro la fine del 2025. Alla Toscana per questo progetto, che all'interno del PNRR sono stati destinati più di 7 milioni di euro. La storia dei punti digitali facili in Toscana parte da San Gimignano. Presente all'inaugurazione Stefano Cioffo, assessore regionale alle infrastrutture digitali e all'innovazione. Oggi a San Gimignano, la prima degli uffici che andiamo ad aprire, ci avviciniamo ai cittadini, cerchiamo di dare ai nostri cittadini la possibilità di accedere ai servizi, soprattutto a tutta quella serie di servizi che le istituzioni mettono a disposizione, gli enti locali, la sanità e tante altre opportunità per avere una connettività e un accesso ai diritti di cittadinanza il più diffusi possibile. Partire da San Gimignano è in qualche modo esemplare, uno dei nostri borghi più prestigiosi. Naturalmente un punto di informazione digitale, non, oltre la sigla, deve essere anche fisicamente accessibile, qui lo siamo in un posto centrale, sicuramente ben attrezzato. Ci sono tanti servizi che il Comune mette qui a disposizione, ma c'è anche personale formato, appositamente formato per andare incontro a questo percorso di avvicinamento, soprattutto degli anziani a questo, penso, che verso la digitalizzazione hanno qualche complessità in più agli altri. Sono iniziati i lavori di adeguamento sismico all'Istituto Superiore Roncalli di Poggibonsi. Per 7 classi le lezioni proseguiranno in delle costruzioni realizzate all'esterno del plesso. L'intervento rientra nell'ambito della provincia di Siena per un valore complessivo di 3 milioni e 300 mila euro, finanziato con i fondi PNRR. È un intervento molto importante che durerà complessivamente, la cui durata è stimata in 2 anni, che permetterà naturalmente di avere poi un istituto, un plesso scolastico diciamo più sicuro, adeguato alla normativa antisismica e anche rinnovato. Nell'ambito dell'intervento di adeguamento sismico effettuato dalla provincia di Siena all'Istituto Roncalli di Poggibonsi per un valore complessivo di 3 milioni e 300 mila euro, finanziato con fondi PNRR, è avvenuta la consegna dei 10 moduli, così chiamate queste aule. Consegna finalizzata alla prosecuzione in regolarità e in sicurezza delle attività didattiche in concomitanza con lo svolgimento dei lavori, che probabilmente dureranno 2 anni, come ha ricordato la dirigente scolastica Monica Martinucci.
un intervento, ha sottolineato il presidente della provincia Davide Bussagli, che rientra nel piano scuola, con interventi su tutto il territorio del valore complessivo di oltre 24 milioni di euro, un piano che fa parte della programmazione strategica della rete scolastica provinciale negli istituti di istruzione secondaria superiore. Per dare modo all'istituto e agli studenti di poter proseguire con le lezioni, abbiamo fatto realizzare e installare dei moduli nelle pertinenze dell'istituto con tutte le funzionalità delle aule, compresi i servizi, ha concluso il presidente della provincia David Bussagli. Le aule risultano comode, climatizzate perfettamente e arredate con banchi di ultima generazione. Ha chiusi anche quest'anno tanti eventi di Natale grazie alla stretta collaborazione tra Comune e i due centri commerciali naturali. Sentiamo Francesca Campanelli. Accendi una luce, e questo è il nome della campagna promossa dall'associazione Chiusi in Vetrina, centro commerciale naturale di Chiusiscalo, che sta già lavorando per illuminare il paese durante le festività. Sono state acquistate, grazie ad un contributo di 12.000 euro del comune, delle nuove luminarie orizzontali che andranno ad abbellire via Leonardo da Vinci, via Pasubio e piazza Garibaldi. Nelle altre vie del paese si continuerà con il noleggio delle luci, perché l'acquisto dovrà essere programmato anche e soprattutto sulla base della risposta che arriverà con questa raccolta. Intanto è già stato presentato il ricco cartellone di eventi che allieteranno Chiusi nel periodo natalizio. Ci sarà a Chiusiscalo una tensostruttura che è stata montata proprio adesso, proprio oggi, e nella quale ogni giorno ci sarà un'attività diversa, quindi andremo dai laboratori per i bambini alle letture, ci sarà sempre la presenza di Babbo Natale e ci saranno poi degli eventi, diciamo, anche un po' più grandi nei fine settimana, con spettacoli di fuoco d'artificio, di musica, uno spettacolo di sand art, quindi anche cose curiose e belle. Invece, per quello che riguarda il centro storico, abbiamo come sempre l'offerta favolosa dei nostri musei, che già da soli valgono ovviamente il viaggio, però durante il periodo di Natale comunque anche i musei fanno delle visite guidate, dei laboratori per i bambini. E poi tutto culminerà nella serata dell'ultimo dell'anno con la festa in piazza a Chiusi Alto e il 6 gennaio l'arrivo della Befana, sempre in centro storico. Apriamo la nostra pagina sportiva, settima vittoria consecutiva per il Siena in eccellenza. I bianconeri battono l'Audax Rufina per 3-1. Fine settimana da dimenticare per l'Asta Taverne, che esce sconfitta contro il Pontassieve. Veronica Costa. Continua la serie di vittorie del Siena in eccellenza, che batte 1-3 l'Audax Rufina. Dopo un primo tempo a viso aperto, con Bianchi in gol, cui replica Di Vico, nella ripresa la Robur chiude la pratica grazie alle reti di Candido e Cavallari, vincendo la settima partita consecutiva. La prima occasione ha fatto subito gol, quindi quando capita così può diventare facile, però non l'è stata, perché soprattutto il primo tempo, nella fase di non possesso, la squadra onestamente mi è piaciuta, forse anche merito degli avversari sicuramente. Poi però quello che c'ha di bello la squadra, che quando è in possesso di palla organizza sempre delle belle giocate, cioè sempre, tiene sempre sotto stress l'avversario nella fase del non possesso. Ecco. Abbiamo preso il gol dove è simile a quello del Terranuova, che abbiamo preso col contropiede, dove il ragazzino lì doveva far fallo, però sono errori che si commettono, insomma, ecco. Dopo c'è da dire che anche Biancon poteva recuperare all'errore del ragazzo e non abbiamo recuperato all'errore, cioè abbiamo fatto una catena di errori consecutivi e poi ovvio sbaglia uno, sbaglia due, tre e prendi gol, è normale, però siamo stati bravi poi nel secondo tempo a avere la forza di provare a vincere, continuare a giocare e trovare le soluzioni giuste. È una sconfitta che pesa, quella della Asta Taverne sul campo del Pontassieve, col punteggio di 1-0. La partita non ha regalato grandi emozioni, entrambe le squadre hanno un approccio molto contratto e non riescono quasi mai a far male all'avversaria. Nella seconda frazione sembra prevalere la fisicità alla tecnica, ma poi al 26esimo le arancioblu sbagliano e regalano un'occasione che gli avversari colgono al volo. Bianchi riesce a battere Anselmi e il Pontassieve passa in vantaggio. L'Asta dovrà quindi affrontare la partita del prossimo weekend
weekend contro lo Scandicci, con la consapevolezza di aver perso un'occasione importante. Turno di riposo invece per il Mazzola, che tornerà in campo nel fine settimana contro la Nuova Foiano. Adesso il basket. La squadra Under 17 Eccellenza della Menzana Basketball Academy è pronta per raggiungere la European Youth Basketball League, uno dei tornei più prestigiosi del panorama cestistico giovanile a livello internazionale. Il settore giovanile della Menzana torna a cimentarsi con le grandi di Europa nello European Youth Basketball League, uno dei tornei più prestigiosi del panorama cestistico a livello internazionale. Il torneo, a cui prenderà parte la Menzana Under 17 Eccellenza, inizierà il 30 novembre a Francavilla Fontana, in provincia di Bari. I ragazzi saranno impegnati per tutto il fine settimana fino a domenica 3 dicembre. Il secondo appuntamento li vedrà sul parquet dall'11 gennaio fino al 14. A Praga, in Repubblica Ceca. Al termine dei due appuntamenti, le prime squadre dei gironi avranno la possibilità di sfidarsi a un terzo evento, sempre in una grande città europea. Abbiamo presentato questa opportunità che ci è stata offerta e che abbiamo colto con grande soddisfazione, entusiasmo e anche con un briciolo di emozione. Tornare a disputare due tappe della European Youth Basketball League è per noi un grande onore, una grande emozione. Ed abbiamo deciso di farlo con la nostra squadra Under 17 Eccellenza, che partirà tra qualche giorno per Francavilla Fontana per affrontare la prima tappa, e poi la successiva tappa si svolgerà a Praga nel mese di dicembre. Era necessario riacquisire credibilità nei confronti di un'organizzazione che ormai è molto prestigiosa a livello europeo. Ci siamo messi in lista ormai da tempo perché chiaramente era una posizione molto ambita. Abbiamo accettato immediatamente, garantendo ai nostri ragazzi un'organizzazione necessaria per muoversi in tutta Europa. Pensiamo che sia un passo molto importante per il nostro settore giovanile, per rimetterci su una mappa su cui non siamo da tempo, per ampliare i nostri confini e per chissà, per vedere se riusciamo ad avere un reclutamento che ormai va considerato certamente su scala, non dico mondiale, ma ormai aperta europea. A margine della presentazione dell'evento che abbiamo appena visto, il presidente della Menzana Francesco Frati ha affermato che ci sono novità in tema di sponsorizzazioni in casa Menzana. Sentiamo le sue parole. Sì, ci sono delle novità, stiamo lavorando a stringere a definire sostanzialmente il main sponsor, che contiamo di annunciare nelle prossime settimane, mentre in questa settimana annunceremo un altro gruppo di partner che hanno deciso di abbracciare il nostro progetto e che ci sosterranno per questa e auspicabilmente anche per le prossime stagioni. Adesso il volley. L'Emavillas Siena fa festa in Puglia, vince in trasferta per 3-1 contro la BCC Castellana Grotte e spazza via le scorie dell'ultima sconfitta. Adesso occhi puntati sul prossimo match, il primo al Palaestra di questa stagione. Lorenzo Agnelli. La Emavillas Siena risorge e spazza via in poco più di un'ora e mezza la BCC Castellana Grotte, vincendo in trasferta per 3-1. Miglior realizzatore dell'incontro è il solito opposto brasiliano Mateus Krauchuk, che ha messo a terra 22 palloni con il 53% di positività in attacco e 3 ace personali. Abbiamo fatto davvero un lavoro di squadra. Dopo una settimana di allenamenti forti, una trasferta molto molto lunga, siamo riusciti a portare 3 punti a casa, quindi dai. Bravissimo il lavoro della staff e dei giocatori che hanno messo tutto dentro il campo ieri. La settimana scorsa è stata una sconfitta amara, però secondo me queste cose succedono per farci lavorare un po' di più. Abbiamo lavorato della maniera giusta questa settimana, quindi abbiamo fatto tante cose specifici per questa partita. Dai, a parte che Castellano ha giocato bene il terzo set, l'opposto ha fatto un bel lavoro, l'opposto loro, ma ci sta, ci siamo ripresi e portato la vittoria. Ci sta, è una prestazione che mi fa molto piacere, però non poteva succedere senza il lavoro dei ragazzi, di tutti i ragazzi. Scacciati completamente gli spettri dell'ultima gara persa, che aveva visto i bianco-blu subire un netto 0-3 dalla Consar Ravenna. Una ritrovata a Emavillas che si prepara già mentalmente al prossimo match casalingo di domenica. Il primo di questa stagione alla Palaestra, in programma alle ore 16 con la Puli Service Acqua San Bernardo Cuneo. Per ringraziare a tutti che sono andati a vedere le partite a Santa Croce, tutti questi posti, dai, siete stati bravissimi. E questa settimana finalmente a casa, quindi vi aspettiamo carichi. Grazie mille per tutto e ci sarà una bella sfida.
Ed è tutto per questa edizione del TG91. Alle 21.30 va in onda una nuova puntata di Fuoricampo con Alessandro Pagliai e Luciano Sardone e poi alle 23.30 la replica del TG91. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di serata.